Un saluto a tutti ragazzi. Oggi voglio mostrarvi questo esercizio svolto con le cavigliere antigravitazionali. È un esercizio molto utile per l'addome e soprattutto lavorando contro forze di gravità abbiamo uno stimolo diverso per poter garantire un ottimo sviluppo del retto dell'addome. Come possiamo vedere, l'esercizio va svolto arrotolando la colonna vertebrale, cercando di tenere le gambe leggermente semiflesse. Da questa posizione andiamo ad eseguire un crunch come se lo stessimo eseguendo a terra, con la differenza che siamo completamente in verticale. Cerchiamo di tenere una leggera anteroversione del bacino inizialmente per poi passare ad una retroversione. Quando passiamo alla retroversione andiamo ad espirare dalla bocca prolungando la fase di espirazione. Andando avanti nell'esercizio, con il subentrare della stanchezza è normale che si tenderà ad oscillare. Cerchiamo di stabilizzarci e continuiamo l'esercizio, cercando di sentire solo ed esclusivamente l'attivazione dei muscoli dell'addome. Inoltre è possibile inserire una variazione andando a lavorare principalmente sugli obliqui, accentuando un movimento laterale, portando la mano verso il piede opposto. Nel mezzo inspiriamo, ogni volta che eseguiamo la torsione, espiriamo forte dalla bocca. Alla fine dell'esercizio è consigliato rilassare la colonna vertebrale per distendere tutti i muscoli paravertebrali. Per essere in sicurezza l'ideale è avere delle maniglie laterali che siano poste più basse della sbarra, così da poter risalire più facilmente quando l'esercizio è finito.